L'Annunciazione è fra i motivi più trattati dai pittori toscani. In Casentino si conservano diversi capolavori ispirati a questo tema. Uno, particolarmente delicato e ricco di figure, è esposto qui, nel battistero della Pieve di Stia, dedicata a Santa Maria Assunta. Scoprire le opere d'arte e le storie legate al culto dell'Annunciazione dell'Arcangelo Gabriele a Maria di Nazareth muovendosi sul territorio casentinese grazie ad un'applicazione. È questa la novità introdotta da un progetto dell'Unione Comuni Montani del Casentino che ha costituito una vera e propria guida per smartphone e tablet. Abbiamo raccolto il bando di Regione Toscana relativo al capodanno dell'Annunciazione e l'abbiamo declinato con uno strumento più innovativo rispetto magari ad altri che hanno partecipato allo stesso bando. Quindi ci siamo avvalsi di un'applicazione che si chiama WeGlint e abbiamo prodotto dei video e dei testi originali e attraverso la geolocalizzazione, quando si attraversa il Casentino, si ricevono delle notifiche quando ci si avvicina a un luogo che presenta un'opera sul tema dell'Annunciazione. Dalla Pieve di Santa Maria Assunta a Stia, Chiusi della Verna, sino alla Basilica di San Francesco ad Arezzo, da Bicci di Lorenzo ad Andrea della Robbia a Piero della Francesca, quattro i luoghi di interesse geolocalizzati nel territorio aretino. Possiamo dire che forse davvero in ogni comune c'è almeno un'Annunciazione. Ricordiamo che appunto fino a qualche secolo fa il Capodanno, l'anno iniziava il 25 di marzo, che è proprio tornando indietro dal 25 di gennaio, il giorno in cui si presume appunto che sia stato fatto l'annuncio a Maria da parte dell'Arcangelo Gabriele. E quindi è davvero un valore storico per la Toscana in particolare assolutamente rilevante. L'app è scaricabile gratuitamente sul proprio smartphone e tablet. Crediamo che un elemento importante oggi per il turista, ma anche per la persona che abita il territorio, sia quella di conoscere il proprio territorio, conoscere i racconti, le leggende, le tradizioni anche religiose che sono presenti sul proprio territorio. Crediamo che lo storytelling dia un valore aggiunto rispetto al semplice visitare o al semplice leggere una guida.